1200 sfollati fuggiti in pigiama da 12 villaggi cristiani attaccati, 5 morti di cui 4 vigilanti armati e 350 prigionieri. Sono questi i numeri ad oggi del dramma che stanno vivendo i cristiani in Siria. Per fare chiarezza su quello che realmente sta accadendo, il testimone più autorevole è l'arcivescovo di Assakeh, la provincia cioè all'estremo confine con l'Iraq, ormai circondata e caduta in mano ai terroristi. Lo raggiungiamo al telefono. Dicono che ci sono 15 cristiani che sono stati uccisi. Questa notizia è confermata o no? No. C'è quattro che portano armi sono stati uccisi e poi uno è stato bruciato nella sua bottega. Altri uccisi non c'è, ma abbiamo più di 300 persone che sono stati deportati e adesso ci sono trattative per poter vedere come recuperarli. Il vescovo conferma dunque che ci sono negoziati in atto per tramite di gruppi da sempre intermediari tra l'ISIS e i residenti al fine di liberare almeno donne e bambini. Uomini e anziani resterebbero invece nelle mani dei terroristi. In questo lembo di terra ricco di petrolio raccogliamo l'appello del vescovo, di fatto anch'egli sotto assedio perché circondato dall'ISIS senza via di fuga e ormai rimasto solo con la sua chiesa di martiri, come gli stesso dice. Sono a 17 km al sud di Assakeh, sono a 15 km all'est di Assakeh, sono a 15 km di Kamishliye e così. Dormiamo e ci svegliamo ogni giorno non sapendo se attaccano o non attaccano. Dunque noi siamo veramente in pericolo di essere attaccati ogni giorno, specialmente che quando vengono con 3, 4, 5 mila combattenti Daesh e con tutte le armi che hanno e con tutta la forza che hanno. Noi come cristiani qui abbiamo da 1350 anni abbiamo questo progetto. Ogni cristiano in Medio Oriente e ogni specialmente noi lo sentiamo nel nostro corpo, siamo un progetto di martirio.